Mi trovo a Vallo della Lucania, provincia di Salerno, sto per incontrare alcuni componenti dell'associazione Misericordia, sede di Vallo appunto della Lucania. Facciamo un bilancio sul loro impegno durante la fase 1 e la fase 2 riguardando il Covid-19. Ma l'impegno soprattutto dell'associazione durante questo periodo, a partire dall'8-9 marzo, quando è scattata l'emergenza, è stato abbastanza oneroso da parte dell'associazione, perché siamo stati impegnati sia su Vallo della Lucania sia su Moio della Civitella. Siamo inseriti nel COC con la Protezione Civile e quindi abbiamo operato su Moio e su Vallo sull'assistenza agli anziani, quindi consegnando la spesa, interessandoci di portare medicinali a casa e qualsiasi altra necessità di queste persone. Durante il periodo pasquale abbiamo consegnato agli anziani che frequentano la nostra sede un uovo di Pasqua, ai bambini dell'ospedale pure in pediatria, ci siamo recati là a portare l'uovo di Pasqua lo stesso, e poi ci sono i ragazzi sia della Protezione Civile sia del Servizio Civile che comunque si stanno impegnando ogni giorno sull'assistenza alla popolazione. Da ultimo la consegna delle mascherine variando andate dalla regione. Signora Presidente, come hanno vissuto le persone, secondo una vostra impressione, proprio da parte vostra, di tutti quei componenti, come l'hanno vissuta questa emergenza qui sul territorio di Vallo e del circondario? Secondo me bene, perché inizialmente c'era anche un po' di incredulità, perché dice poteva, è capitato proprio qua sta cosa, da passare da vederla in Cina al telegiornale a viverla direttamente è sembrato un poco strano, però le persone hanno reagito bene, perché durante questo periodo fino a lunedì, che è iniziata la cosiddetta fase 2, le persone in giro non ce n'erano, cioè era limitato a pochi casi chi veramente non seguiva quelli che erano i consigli per stare tranquilli. Che dire, noi ci siamo trovati di fronte a una situazione molto più grande di noi, una situazione che, come dire, ci ha messo un po' di paura addosso, però il merito di come è stata gestita questa situazione va ai nostri operatori, con grande professionalità hanno gestito questa situazione, cioè arrivare a casa di qualche persona colta da malore. Come dire, qualcuno pensava che noi magari un'ora prima eravamo stati a casa di qualche persona infetta e poi arrivare lì, quindi si pensava che eravamo noi le persone infette, tutte queste cose qua. Hanno fatto un grosso lavoro i nostri operatori, con grossa professionalità, di rassicurare le persone, i familiari, i pazienti di tutto questo che stava succedendo. C'è una sede distaccata appunto pure a Moio, che precisamente, sempre della Misericordia, fa parte della Protezione Civile, giusto? Gruppo di Protezione Civile della Misericordia. Sì, esatto, noi abbiamo due locali a Moio dati in uso dal comune, dal sindaco, e dove là abbiamo distaccato sia una sala c'è una sala sui 60-70 metri quadrati, forse oltre, dove facciamo anche formazione e poi un'altra dove teniamo i mezzi di soccorso, e abbiamo distaccato là tutta la gestione della Protezione Civile. Ora, noi in questo momento la Misericordia di Vallo della Lucania dispone di ambulanze, tutte ambulanze di rianimazione, poi abbiamo un'ambulanza di rianimazione ma praticamente abilitata al trasporto per politraumatizzati, per quanto riguarda una barella particolare all'interno che permette durante il trasporto al paziente di non praticamente far sentire, diciamo, urti, tutte queste cose qua, visto le strade nostre che sono piene di buche, tutte queste cose qua, quindi diciamo per un trasporto più mirato per questi pazienti. E abbiamo a disposizione una macchina, un'auto medica praticamente per quando riguarda trasporto organi e sangue, per trasporto pazienti disabili sul territorio. Quindi un'ambulanza veterinaria, come già ne abbiamo parlato in passato, e niente, che dire, abbiamo un parco macchine idoneo per far fronte a questa situazione.